Se da un lato a Stefano Colantuono, giunto la sua quinta stagione a Bergamo, mancano ancora 59 panchine per raggiungere il record di presenze detenuto in casa Atalanta da Emiliano Mondonico per un totale di 249 distribuite nell'arco di 7 stagioni, dall'altro invece vicinissimo un altro record, quello dei punti conquistati complessivamente sul campo. Stefano Colantuono qui infatti ha sole due lunghezze dal solito mondo, che ne aveva realizzati 299. Bisogna ovviamente tener conto del fatto che sino alla stagione 1993-94 alle vittorie venivano assegnati due punti e non tre. Le prossime gare quindi, a cominciare da quella pur difficile del San Paolo, saranno utili a consacrare il mister Di Anzio come il più prolifico nelle classifiche dei vari campionati disputati dalla Dea Atalantina nei suoi quasi 106 anni di storia. Ma ecco la speciale classifica dei primi 8 allenatori che hanno conquistato più punti all'Atalanta, ovviamente in tutti i campionati. Dietro il Mondo e il Cola, sul terzo gradino molto distanziato, troviamo il Vava, a cavallo tra il 1999 e il 2003, per lui quota 181. Quarto Tittarota dal 1976 all'80 con 138 punti, seguito a 136 da Ivo Fiorentini, che allenò a Bergamo a cavallo del secondo conflitto mondiale, tra il 1939 e il 41 e poi ancora tra il 1947 e il 49. Il bottino è di 136 punti. Poi ecco Ferruccio Valcareggi con 130 punti ottenuti dal 59 al 62 e poi ancora nella stagione 1964-65. Settimo Nedo Sonetti con 127, quattro stagioni per lui tra il 1983 e l'87. Ottavo Giulio Corsini con 117 punti conquistati tra il 1970 e il 74 e poi con un subentro nel 1981. Per Stefano Colantuono dunque ecco a portata di mano quella quota 300 mai raggiunta da nessun allenatore a Bergamo. Perché le cose sono due qua, eh? O si è in malafede o si è incompetenti. Scegliete voi.